ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. La situazione si è chiusa in maniera brusca e repentina. Devo dire, forse si poteva, anzi sicuramente si poteva gestire meglio, però come molti mi hanno detto, molti amici in quel periodo, e la realtà lo ha dimostrato, si chiude una porta e si apre un portone, per cui sono veramente felice di essere qui. Non mi dimentico che le Marche sono la mia regione e mando un particolare saluto e un abbraccio a tutti i marchigiani, in particolare quelli con i quali ho avuto una relazione professionale, che abbiamo detto. Non la manda a dire il dottor Antonello Maraldo, fino a poche settimane fa direttore amministrativo per 7 anni dell'azienda ospedaliera universitaria delle Marche ed ora nuovo direttore generale dell'azienda sanitaria di Potenza. Da qualche giorno sì, sono direttore generale dell'ASP di Potenza in Basilicata, una delle due aziende territoriali, la più grande, che conta oltre 350.000 abitanti, svariate attività di tipo prevalentemente distrettuale. Abbiamo 4 ospedali, però sono per tutti ospedalieri distrettuali, quindi che non svolgono attività di degenza per acuti, e la nostra mission è quella appunto di sviluppare la rete territoriale in tutte le sue forme, telemedicina e tutto quello che riguarda adesso. In particolare la sfida di queste settimane è la realizzazione del PNRR con le 13 case di comunità che dobbiamo realizzare, i 3 ospedali di comunità e le 4 centrali operative territoriali, e nonché contribuire in maniera importante all'abbattimento delle liste d'attesa. Come sua abitudine, il dottor Maraldo ha da subito iniziato a lavorare tantissime ore al giorno ed è molto soddisfatto della scelta e della nuova sfida che lo attendono dopo i numerosi successi professionali domani ottenuti ad Ancona. Rispetto alla situazione che ho lasciato, è chiaro che Ancona è stata l'esperienza professionale più importante della mia vita. Ci ho passato 7 anni, sono stati 7 anni bellissimi, con professionisti di elevatissimo valore, con una struttura e un apparato amministrativo, tecnico, logistico altrettanto adeguato. Io sono stato accolto, devo dire, in maniera estremamente cordiale. Ce la sto mettendo tutta, perché lo sforzo iniziale è quello di entrare nel merito delle tante vicende che hanno già una loro storia, e diciamo, al di là dello sforzo, sono particolarmente soddisfatto della scelta fatta.